Benvenuti nell'angolo creativo di Crochelou Sisiri. Dopo una pausa vacanze ci ritroviamo qui nel canale e quindi oggi vi presento questo nuovo progetto, un progetto baby, quindi per bambini. E quindi andremo a realizzare questa bellissima copertina. Io l'ho fatta della misura per una carrozzina, ma ovviamente si può fare per misure più grandi, insomma, dipende a cosa vi serve. Quindi è con questo punto chevron, molto bello, che si alterna con diversi tipi di punti, quindi punto d'incrocio, punto pom-pom e altro. E quindi vi spiegherò tutto poi appunto nel video. E poi è rifinita con questi pom-pom davvero molto belli. Quindi la rendono più davvero molto simpatica, molto carina. Quindi non resta che lasciarvi al video. Per il progetto di oggi ho scelto questi gomitoli in mistolana che si chiamano Baby Gay, li ho comprati alla Tessiland e sono 60% lana e 40% acrilico. Sono davvero morbidissimi e rispettano la pelle dei bambini. E ogni gomitolo è grammi 50 per 1,50 metri. Io ho scelto il color pulcino, il beige, il petrolio e grigio perla. Andrò a realizzare la copertina per carrozzina, quindi misurerà 70 per 90, è la misura standard più o meno. Quindi in totale ho consumato 355 grammi di gomitoli di lana e quindi l'ho lavorato con l'uncinetto 5,5, occorrerà la godalana, le forbici e quindi che dire, passiamo alla realizzazione della copertina. Per ottenere la giusta misura della vostra copertina dovete calcolare il multiplo di 28 più 15. Per fare la mia io ho fatto 28 per 3, ho totalizzato 84, ho aggiunto 15 e quindi alla fine ho totalizzato 99, quindi dovrò avviare 99 catenelle per ottenere la misura della mia copertina. Il lavoro lo inizierò con un campioncino per poi proseguire con la copertina reale, quindi andrò a totalizzare quindi soltanto il multiplo di 28 più 15, quindi andrò a totalizzare 43 catenelle perché 28 più 15 fanno 43, quindi farò soltanto il campioncino, mentre in realtà la copertina è formata da 99 catenelle. Quindi inizieremo, come ho detto, con questo campioncino per poi proseguire con la copertina reale. Iniziamo col fare le catenelle. Quindi ho totalizzato 28 catenelle, però fate conto come se ne avessi totalizzato 84, perché come dicevo questo è un campioncino, quindi dopo le 84 catenelle ne aggiungiamo altre 15. Quindi fate conto che abbiamo 99 catenelle. A questo punto ne aggiungiamo una per salire il lavoro e quindi filo nell'uncinetto, saltiamo alla prima, andiamo alla successiva e formiamo una maglia alta. Sempre entrando nello stesso punto formiamo una seconda maglia alta. Quindi abbiamo due maglie nello stesso punto. Per le successive 5 maglie andiamo a formare una maglia per ciascuno, quindi formiamo la prima maglia, nella maglia successiva una seconda maglia successiva una terza maglia successiva quarta maglia successiva quinta maglia. Quindi abbiamo inizialmente due maglie nello stesso punto e nelle 5 maglie successive una maglia per ciascuno, quindi in totale abbiamo 7 maglie. A questo punto formiamo nella prossima maglia
Formiamo una maglia alta, però la chiudiamo a metà, quindi usciamo da due e rimaniamo con due asole, filo nell'uncinetto, entriamo nella prossima maglia, usciamo da due, rimaniamo con tre asole, filo nell'uncinetto nella prossima maglia, usciamo da due e rimaniamo con quattro, filo nell'uncinetto e usciamo da tutto. Quindi abbiamo fatto tre maglie chiuse insieme. A questo punto, nelle 12 maglie successive faremo una maglia per ciascuno, quindi nella prima maglia una maglia alta, nella seconda una maglia alta, nella terza una maglia alta e così via fino ad arrivare alla dodicesima. Continuiamo così. Quindi concluse le 12 maglie, ci ritroviamo in questo modo. A questo punto, nella tredicesima maglia, andiamo a formare tre maglie tutte nello stesso punto. Quindi la prima maglia, entriamo sempre nella stessa maglia, formiamo la seconda maglia, entriamo sempre nella stessa maglia e formiamo la terza maglia. Nuovamente nelle 12 maglie successive formiamo 12 maglie, quindi una maglia per ciascuno. Quindi formiamo la prima maglia, la seconda nella successiva, la terza nella successiva e così via fino ad arrivare a 12. Vi faccio vedere come viene lavorata. Quindi questa è la copertina per intero che ovviamente ancora dovrà crescere. E noi finora abbiamo lavorato questa parte qui, quindi la parte iniziale, soltanto un multiplo, vedete? Questa è la parte che noi abbiamo lavorato. Qui abbiamo fatto soltanto un multiplo, solo per farvi vedere come viene il disegno. Per continuare, io ho formato tre multipli, perché vi ricordate che io avevo fatto 28 catenelle più 15, quindi 28 catenelle più 15 le ho calcolate per 3, quindi questa è la prima, il primo multiplo, questo è il secondo multiplo e questo è il terzo multiplo. Quindi io ho calcolato 28 per 3. Quindi ho formato 84 catenelle più 15, alla fine ho totalizzato 99 catenelle. Quindi totalizzando 99 catenelle otteniamo questa misura, che poi alla fine vi dirò quanto misura di preciso. Quindi questa parte qui iniziale la formiamo insieme alla lavorazione. Quindi in questo modo, questa parte qui finale, quindi le 7 maglie, verranno lavorate non in ogni multiplo, ma alla fine del multiplo, soltanto qui, quindi soltanto alla fine della lavorazione e all'inizio della lavorazione andremo a formare queste maglie, queste 7 maglie. Quindi noi continueremo formando le prime 7 maglie. Poi formiamo le 12 maglie, il gruppo di maglie, 12 maglie, 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 gruppo di maglie, 12 maglie e alla fine formiamo nuovamente le 7 maglie. Quindi soltanto alla fine e all'inizio dobbiamo avere queste 7 maglie. Quindi è molto semplice la lavorazione, poi man mano che la lavorate vi rendete conto. Quindi abbiamo iniziato col fare le maglie alte, adesso dobbiamo fare un giro di maglie basse e continuiamo con il lavoro. Fatte le 12 maglie, a questo punto formiamo le 3 maglie chiuse insieme, quindi usciamo da 2, usciamo da 2, rimaniamo con 3, usciamo da 2 e rimaniamo con 4. Alla fine chiudiamo il tutto.
Quindi abbiamo formato le prime 7 maglie, poi abbiamo fatto il gruppo di 3 maglie, 12 maglie, gruppo di 3 maglie, 12 maglie e alla fine ci rimangono nuovamente 7 maglie da lavorare. Quindi andiamo a lavorare queste 7 maglie. La prima, la seconda, la terza, la quarta, quinta, e la sesta. Quindi nell'ultima maglia andiamo a lavorare 2 maglie, quindi la prima l'abbiamo fatta e formiamo anche la seconda. Dopo aver fatto questo primo giro di maglie alte, formiamo una catenella, giriamo il lavoro e a questo punto, sempre entrando nel primo punto, dobbiamo fare sempre 2 maglie. Quindi formiamo la prima maglia bassa e la seconda. Poi lavoriamo per ogni maglia una maglia bassa, quindi in questo giro dobbiamo lavorare tutte maglie basse. Quindi contiamo e abbiamo 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie basse. A questo punto dobbiamo andare a formare il gruppo di 3 maglie chiuse insieme. Quindi dopo le 7 maglie basse, come abbiamo detto, dobbiamo avere sempre all'inizio 7 maglie. Entriamo nella prima, entriamo in quella centrale, entriamo nella successiva, quindi abbiamo preso 3 maglie, abbiamo 4 asole, filo nell'uncinetto e chiudiamo in questo modo. Quindi vi consiglio sempre di andare a marcare per sapere dove dovete andare a fare questo lavoro. Quindi in ogni giro che si andrà a fare si dovrà fare sempre questa lavorazione. Quindi se in questo punto abbiamo le 3 maglie chiuse insieme, formiamo le 3 maglie chiuse insieme. In questo punto abbiamo le 3 maglie tutte nello stesso punto e formiamo le 3 maglie tutte nello stesso punto. Quindi a questo punto da qui dobbiamo andare a formare sempre le nostre maglie basse, ci ritroviamo sempre con 12 maglie fino ad arrivare prima del marker. Quindi andiamo a formare queste 12 maglie basse. Quindi saltiamo il marker. Dopo il marker contiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12 maglie. Quindi arriviamo dove c'è il marker e formiamo le 3 maglie alte nello stesso punto. Quindi scusate, le 3 maglie basse perché in questo giro dobbiamo fare le maglie basse. Quindi la prima maglia, la seconda e la terza, sempre entrando nello stesso punto. Andiamo a marcare quella centrale, quindi la seconda maglia del gruppo, e continuiamo sempre facendo le nostre maglie basse fino ad arrivare all'altro marker. Quindi avremo sempre 12 maglie prima di arrivare al marker. Dopo aver formato le 12 maglie, come vedete, ci rimane una maglia da lavorare, ma non la lavoriamo perché la lavoriamo e lavoriamo queste tre insieme, quindi le dobbiamo chiudere insieme. Quindi formiamo la prima, la seconda e la terza e le lavoriamo insieme in questo modo, quindi marchiamo nuovamente. E alla fine ci rimangono sempre le nostre 6 maglie alte da lavorare tutte. Quindi alla fine dobbiamo fare sempre 2 maglie, quindi ci ritroviamo con 7 maglie. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, la sesta da lavorare, e sempre entrando nello stesso punto formiamo la settima. Quindi il lavoro è molto semplice. Quindi solo alla fine e all'inizio dobbiamo formare le 2 maglie nello stesso punto,
Quindi per ogni giro avremo sempre due maglie lavorate nello stesso punto, quindi nel primo punto, e quindi poi andiamo a formare, in totale dobbiamo avere sempre 7 maglie prima di arrivare al marker, e poi lavoriamo dove c'è il marker, la lavorazione che ci corrisponde, e poi dobbiamo fare sempre 12 maglie, la lavorazione, 12 maglie, la lavorazione, e alla fine 7 maglie. Quindi abbiamo fatto una riga di maglie alte, una riga di maglie basse. Adesso dobbiamo fare una riga di maglie ad incrocio. Quindi ci alziamo con una catenella, giriamo il lavoro, entriamo nella primissima maglia e formiamo la prima maglia alta. A questo punto dobbiamo formare una maglia di incrocio. Quindi saltiamo questa, la prima lavorata, andiamo nella successiva e formiamo la nostra maglia alta. Filo nell'uncinetto, torniamo indietro, quindi nella maglia non lavorata, e andiamo a formare la seconda maglia alta ad incrocio. Quindi abbiamo formato una maglia ad incrocio. Questa è la nostra maglia alta. Maglia successiva, la saltiamo, andiamo alla prossima e formiamo la maglia alta. Torniamo indietro e formiamo un'altra maglia alta e andiamo a formare la seconda maglia ad incrocio. Quindi saltiamo la prima, andiamo alla successiva maglia alta. Torniamo indietro, maglia alta e formiamo la terza maglia ad incrocio. A questo punto dobbiamo formare il gruppo di 3 maglie chiuse insieme. Quindi abbiamo formato la prima maglia alta, abbiamo saltato questa maglia dove abbiamo lavorato la maglia alta e siamo andati alla prossima a formare una seconda maglia alta. Dopodiché siamo tornati indietro nella maglia lavorata e abbiamo formato la nostra maglia alta formando la maglia ad incrocio. Quindi ci ritroviamo all'inizio con 3 maglie ad incrocio. A questo punto andiamo a lavorare le 3 maglie chiuse insieme, quindi esco da 2, rimango con 2, esco da 2, rimango con 2, esco da 2, rimango con 4. Quindi chiudo il tutto. Marchiamo in modo che sappiamo che in questo punto poi dobbiamo sempre lavorare queste maglie chiuse insieme e continuiamo facendo le nostre maglie di incrocio. Quindi salto la prima, vado alla successiva e formo la prima maglia alta, vado indietro, formo la seconda maglia alta. Quindi salto una, vado alla successiva maglia alta, torno indietro, maglia alta e ho formato la seconda maglia di incrocio. Salto una, vado alla successiva, la terza maglia alta, la terza maglia di incrocio formiamo in questo modo e quindi salto una, vado alla prossima, formiamo la nostra quarta maglia ad incrocio, salto una, vado alla prossima, formiamo la quinta maglia ad incrocio. Salto una, vado alla successiva, la sesta maglia ad incrocio. Quindi inizialmente abbiamo 3 maglie ad incrocio, mentre in questo tratto dove abbiamo le 12 maglie sotto, abbiamo 6 maglie ad incrocio. A questo punto dove c'è il marker, andiamo a lavorare le 3 maglie tutte nello stesso punto, quindi la prima maglia alta, la seconda, quindi normalmente andiamo a lavorare come abbiamo fatto sempre, le 3 maglie alte. Quindi vado a marcare quella centrale delle tre e poi continuo sempre saltando una maglia, vado alla successiva e formo il gruppo di maglie ad incrocio, quindi in questo modo, quindi salto questa, vado alla successiva maglia alta, vado indietro, maglia alta e formo le mie maglie ad incrocio. Quindi continuo così fino ad arrivare al marker.
Dopo aver fatto le 6 maglie ad incrocio, formiamo il gruppo di 3 maglie chiuse insieme, quindi esco da 2, entro nella prossima, esco da 2, entro nella prossima, esco da 2, rimango con 4 ed esco da tutto. Vado a marcare nuovamente. E ricomincio a fare le mie 3 maglie ad incrocio, quindi salto la prima, vado alla successiva e formo la prima maglia alta, vado indietro e formo la maglia alta, salto una, vado alla successiva, la prima maglia alta, torno indietro, maglia alta, e siamo alla seconda. Salto la prima, vado nell'ultima maglia e formo la maglia alta. Torno indietro e formo la seconda maglia alta e formo quindi la terza maglia d'incrocio. Quindi inizialmente noi abbiamo fatto la prima maglia alta e la maglia d'incrocio. Quindi alla fine dobbiamo formare anche qui la maglia alta, sempre entrando nello stesso punto. Quindi solo all'inizio e alla fine avremo la maglia alta e la maglia d'incrocio in questo modo. Quindi dopodiché ci alziamo con una catenella e formiamo nuovamente un giro di maglie basse come abbiamo fatto dopo aver fatto le maglie alte. Quindi per ogni giro di maglie che andiamo a fare, quindi che siano le maglie alte, che siano le maglie d'incrocio o che siano le maglie puff, per ogni giro poi dobbiamo girare il lavoro, fare una catenella e formare sempre le maglie basse. Quindi la prima maglia e la seconda sempre nello stesso punto, come abbiamo detto. Quindi dobbiamo avere sempre 7 maglie all'inizialmente, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso formiamo il gruppo di 3 maglie chiuse insieme, quindi entro nella prima, entro in quella centrale, entro alla prossima ed esco da tutto. Quindi vado a marcare nuovamente questa maglia, questo gruppo di maglie, e continuo facendo le mie maglie basse. Quindi in questo punto devo avere sempre 12 maglie basse fino ad arrivare al marker come al solito, e continuo in questo modo formando le maglie basse fino ad arrivare al marker. Quindi dove abbiamo il marker qui dobbiamo formare come sotto le 3 maglie nello stesso punto, dopodiché formiamo nuovamente 12 maglie basse, al marker formiamo le 3 maglie chiuse insieme e quindi continuiamo con le 7 maglie basse. Quindi continuiamo in questo modo. Concluse tutte le maglie basse, ci ritroviamo in questo modo e quindi dobbiamo andare a lavorare dalla parte dritta il punto che dobbiamo andare a formare. Questa volta il punto da formare, come vedete, dopo il nocciola io uso sempre il verde petrolio. Qui ho il nocciola e c'è il verde petrolio, quindi la sequenza dei miei colori sono questi: nocciola, verde petrolio, giallo, giallino e grigio. Quindi poi ricomincio di nuovo col nocciola, verde petrolio, giallino e grigio e così via. Quindi dopo il nocciola devo andare a lavorare con il verde petrolio e come vedete subito dopo questa sequenza di punti, che poi vengono conclusi sempre con i punti bassi, andiamo a lavorare questo punto puff, punto nocciolina, come lo vogliamo chiamare. Quindi iniziamo con questo punto. Entriamo nella prima maglia in questo modo e formiamo la prima maglia alta e una seconda sempre nello stesso punto. Come sappiamo dobbiamo fare sempre 2 maglie nella prima maglia che è iniziale, giusto? Quindi poi formiamo un punto nocciolina
quindi 5 maglie nello stesso punto sottostante, la terza, la quarta e la quinta. Contiamo 1, 2, 3, 4 e 5, entriamo quindi nella quinta, prendiamo l'asola e ci chiudiamo in questo modo. Formiamo due maglie alte, la prima e nella successiva la seconda, nuovamente punto nocciolina, quindi 5 maglie nello stesso punto. Nella quinta andiamo a chiuderci in questo modo. Quando siamo vicini al marker faremo soltanto una maglia alta anziché due. Quindi formiamo la nostra maglia alta e in questo punto dobbiamo fare le tre maglie chiuse insieme. Quindi entriamo nella prima e chiudiamo a metà, entriamo in quella centrale e chiudiamo a metà. Entriamo nella terza e chiudiamo a metà, quindi ci ritroviamo con 4 asole e chiudiamo il tutto. Marchiamo la nostra maglia. Nella maglia successiva formiamo una maglia alta, quindi qui abbiamo il punto nocciolina, qui abbiamo una maglia alta e qui abbiamo il gruppo di tre maglie chiuse insieme. Quindi da questa parte dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo formare una maglia alta e subito dopo il punto nocciolina. Quindi dopo aver fatto una maglia alta, nella maglia successiva formiamo il nostro punto nocciolina. Adesso formiamo due maglie alte. Continuiamo sempre col fare dopo le due maglie alte il punto puff. E continuiamo sempre formando punto puff e due maglie alte subito dopo, fino ad arrivare al marker. Soltanto quando arriviamo al marker, quindi prima del marker, dobbiamo fare anziché due maglie alte dopo il punto puff, dobbiamo fare una maglia alta e poi facciamo l'esecuzione di maglie e subito dopo formiamo una maglia alta e il punto puff. Quindi soltanto all'inizio, prima del marker, anziché due maglie alte formiamo una maglia alta, e così anche quando iniziamo dall'altra parte. Quindi sia da questa parte che da questa parte dobbiamo avere una maglia per ciascuno, che sia questo, in questo punto dove dobbiamo fare i nostri aumenti, che in questo punto dove dobbiamo fare le riduzioni. Prima di arrivare al marker dobbiamo avere sempre una maglia alta. Quindi continuiamo così, formando due maglie alte, punto puff, due maglie alte, due punto puff, e ci ritroviamo prima del marker. Siamo giunti in prossimità del marker e come vedete dopo il punto puff rimane una maglia soltanto. Quindi dobbiamo lavorare una maglia alta. Nel marker andiamo a lavorare le tre maglie alte. Quindi tutte in un punto, la prima, la seconda e la terza. Contiamo 1, 2 nella seconda del gruppo di tre maglie
andiamo a marcare, quindi in quella centrale. Subito dopo, come abbiamo fatto in questo caso, subito dopo nella maglia successiva formiamo una maglia alta. Quindi, come dicevo, soltanto all'inizio, prima del marker e alla fine, dopo il marker, dobbiamo formare una maglia alta e si ricomincia con il punto puff. Subito dopo il punto puff formiamo le due maglie alte. Continuiamo così fino ad arrivare prima del marker, formando il punto puff e le due maglie alte. Ci ritroviamo dove c'è il marker. Giunti prima del marker, ci ritroviamo con una maglia, perché questa poi verrà lavorata in questo modo, quindi le tre maglie chiuse insieme. Quindi è rimasta soltanto una maglia e noi andiamo a lavorare una maglia alta. Quindi, come vedete, in prossimità del marker lavoriamo sempre una maglia alta. A questo punto chiudiamo le tre maglie insieme, quindi esco da due, entro in quella centrale, esco da due, vado nella terza, esco da due, rimango con quattro e chiudo il tutto. Andiamo a segnare questa maglia. Quindi, se in questo caso abbiamo fatto le tre maglie chiuse insieme subito dopo la maglia alta e subito dopo il punto nocciolina, da quest'altro lato dobbiamo fare la stessa cosa. Quindi, una maglia alta subito dopo il marker e un punto nocciolina. E adesso possiamo iniziare a fare le nostre due maglie alte e il punto nocciolina normalmente, quindi fin quando non arriviamo all'altro marker. Quindi, dopo aver fatto le due maglie alte, formiamo il punto nocciolina, poi nuovamente le due maglie alte e così via. Quindi, il concetto è quello, che quando si arriva nel marker dobbiamo formare soltanto una maglia alta anziché due. Solo in quel caso. Quindi continuiamo tutta la riga in questo modo. Quindi finita tutta la riga, nell'ultima maglia, come abbiamo fatto inizialmente, dobbiamo formare due maglie alte nello stesso punto di base. Quindi inizialmente abbiamo formato due maglie alte subito dopo il punto puff. E anche alla fine formiamo due maglie alte nello stesso punto. Quindi formiamo una catenella, giriamo il lavoro e formiamo il giro di maglie basse. Quindi nella prima maglia formiamo le due maglie basse. Inizialmente dobbiamo avere sempre due maglie e poi per ogni maglia formiamo una maglia bassa. Dove c'è il marker formiamo la lavorazione, quindi in questo modo, e facciamo la diminuzione in questo modo, andiamo a marcare. Quindi inizialmente ci ritroviamo con 7 maglie, quindi abbiamo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi abbiamo questa riduzione e formiamo nuovamente le maglie basse. Quindi queste maglie devono essere 12 fino ad arrivare al marker.
Giunti al marker, dopo aver fatto le 12 maglie, formiamo gli aumenti, quindi 3 maglie nello stesso punto, 2 e 3. Marchiamo quella centrale delle 3 e ricominciamo formando le 12 maglie. E arriviamo fino all'altro marker, quindi continuiamo così fino alla fine della riga. Quindi dopo aver concluso tutte le maglie basse, ci alziamo con una catenella, giriamo il lavoro e questa volta dobbiamo fare il punto ad incrocio. Quindi formiamo nella prima maglia una maglia alta, nella maglia successiva una maglia alta, torniamo indietro di una maglia, quindi entriamo nella stessa maglia dove abbiamo formato la prima maglia alta e formiamo una seconda maglia alta. In questo modo abbiamo fatto il primo punto ad incrocio, quindi abbiamo una maglia alta più il punto di incrocio. Saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e formiamo una maglia alta, filo nell'uncinetto, torniamo indietro e formiamo la seconda maglia alta. Abbiamo fatto il secondo punto ad incrocio. Nuovamente saltiamo una maglia, andiamo alla successiva maglia alta, torniamo indietro, maglia alta. Quindi abbiamo 1, 2, 3 punti ad incrocio. Adesso ci ritroviamo nelle 3 maglie dove dobbiamo fare la diminuzione, quindi entriamo formando la prima maglia alta chiusa a metà, in quella centrale, la seconda maglia alta chiusa a metà e nella terza maglia chiudiamo a metà, rimaniamo con 4 e chiudiamo il tutto. E quindi abbiamo fatto la nostra riduzione. Quindi inizialmente dobbiamo avere 1, 2 e 3 punti ad incrocio. A questo punto andiamo avanti, saltiamo una maglia, andiamo alla successiva e formiamo i nostri punti ad incrocio. Quindi torniamo indietro, formiamo la seconda maglia, saltiamo 1, andiamo alla successiva maglia alta, torniamo indietro, maglia alta. Continuiamo così fino ad arrivare al marker. Siamo giunti al marker, ci rimangono prima del marker 2 maglie, quindi saltiamo la prima, andiamo alla successiva e formiamo il nostro punto di incrocio. Torniamo indietro in questo modo. Dove c'è il marker, formiamo i nostri aumenti, quindi la prima maglia alta, la seconda e la terza, sempre entrando nello stesso punto. Marchiamo quella centrale. Quindi prima del marker abbiamo formato 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti ad incrocio. Quindi da questa parte dobbiamo avere anche 6 punti ad incrocio. Mentre inizialmente abbiamo 1, 2, 3 punti ad incrocio, quindi alla fine dovremmo avere pure 3 punti ad incrocio. Quindi continuiamo con i nostri punti ad incrocio, saltiamo la prima, andiamo alla successiva, maglia alta, torno indietro, salto la prima, vado alla successiva e continuo così fino ad arrivare all'altro marker. Quindi dobbiamo avere, fino ad arrivare all'altro marker, 3, scusate, 6 punti ad incrocio. Siamo in prossimità del marker, quindi abbiamo formato le nostre 6 maglie, 4, 5 e 6 maglie di incrocio. E in questo punto dobbiamo fare la diminuzione, quindi
esco da uno, esco dalla seconda ed esco dalla terza. Quindi ci ritroviamo con quattro mai, con quattro asole, chiudo il tutto, abbiamo fatto la nostra riduzione e ricominciamo con i nostri punti ad incrocio. Quindi salto uno, vado alla successiva e continuiamo così. Dove dobbiamo fare le riduzioni, formiamo la riduzione, dove dobbiamo fare gli aumenti, formiamo gli aumenti. Continuare così fino alla fine. Giunti alla fine, ci ritroviamo con due maglie, quindi andiamo nell'ultima e formiamo la nostra maglia alta. Torniamo indietro e formiamo la seconda maglia alta, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3 maglie d'incrocio. Nell'ultima maglia aggiungiamo una maglia alta, per come abbiamo fatto inizialmente. Quindi inizialmente abbiamo formato una maglia alta più la maglia d'incrocio e alla fine facciamo la stessa cosa. Quindi a questo punto non ci resta che alzarci con una catena, girare il lavoro, formare le due maglie basse. Perché in questo giro, come sappiamo, quando giriamo il lavoro dobbiamo fare tutte maglie basse. Quindi nella prima formiamo sempre due maglie basse e per ciascuna maglia sottostante ne formiamo una. Quindi continuiamo così, formando le nostre maglie basse, dove abbiamo la diminuzione facciamo la diminuzione, dove abbiamo l'aumento facciamo l'aumento e continuiamo formando tutto un giro di maglie basse. Quindi praticamente i moduli sono questi da fare sempre, quindi 1 e 2. E quindi abbiamo diciamo una striscia fatta da maglie alte, giro il lavoro facendo sempre le maglie basse, poi sul davanti facciamo le maglie ad incrocio, giro il lavoro e facciamo le maglie basse. Poi prendiamo il colore diverso, quindi un colore in contrasto e andiamo a formare punti puff, sempre girando il lavoro con le maglie basse, punti ad incrocio, sempre girando il lavoro con le maglie basse, e poi si ricomincia nuovamente con quello che abbiamo fatto sotto. Quindi si alternano sempre in questo modo. Io ho usato quattro colori e quindi dopo aver fatto il beige ho usato il petrolio, poi ho ricominciato questa parte qui facendola con il giallino, quindi dopo il verde andrà il giallino e poi dopo il giallino andrò a fare i punti puff con il grigio. Si possono alternare i colori formando soltanto due colori, quindi fare per esempio nocciola e verde, nocciola e verde, nocciola e verde, quindi sarà ripetitivo, oppure usare come ho fatto io quattro colori e quindi si crea questo disegno molto carino. Quindi vi faccio vedere come iniziamo nuovamente la parte che abbiamo fatto sotto. Quindi dobbiamo formare semplicemente nella prima maglia. Quindi ci blocchiamo nella prima maglia in questo modo e formiamo la prima maglia alta e la seconda maglia alta. Come sapete, nel primo giro nella prima maglia dobbiamo fare sempre due maglie. Quindi poi formiamo una maglia alta per ciascuno, quindi stiamo andando a ricostruire questo giro. Quindi una maglia alta per ciascuna delle maglie. Ricordiamoci sempre che inizialmente dobbiamo avere sempre 7 maglie prima di arrivare al marker. E qui, come vedete, abbiamo la riduzione, quindi andiamo a fare la nostra riduzione. Usciamo da 2, prendiamo quella centrale, usciamo da 2, prendiamo la successiva, usciamo da 2 e chiudiamo il tutto. Quindi andiamo a marcare. Così ci agevoliamo in modo che sappiamo dove dobbiamo andare a fare i vari aumenti o le varie riduzioni. Quindi abbiamo fatto la nostra riduzione e continuiamo fino all'altro marker.
Quindi da adesso in poi, solo all'inizio e alla fine abbiamo 7 maglie, poi abbiamo sempre, dobbiamo avere sempre prima del marker, sempre 12 maglie. Quindi che sia per arrivare nella riduzione, che sia per arrivare nell'aumento, dobbiamo avere sempre 12 maglie. Quindi continuiamo facendo le nostre 12 maglie. E arriviamo fino all'aumento. Quindi si continua sempre in questo modo. Quindi dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto con il beige. Lo ripetiamo nuovamente, dopo ripetiamo questa parte qui. Quindi dopo aver fatto le maglie alte, quando si gira il lavoro dobbiamo fare sempre la maglia bassa. Dopodiché andiamo a fare il punto d'incrocio. Quando giriamo il lavoro, sempre facciamo la nostra maglia bassa e poi tagliamo il filo per cambiare colore. Quindi le maglie basse si fanno sempre dopo aver fatto uno dei punti, quindi per avere sempre i punti sul dritto. Quindi è molto semplice e continuiamo così. Questo è il progetto finito, io lo trovo davvero adorabile, ho aggiunto questi pompon alle punte che dà quel particolare in più che trovo davvero molto bello. Quindi io ho scelto quattro colori, ovviamente si può fare anche di due, di tre, insomma, sta a voi poi la fantasia. E che dire, io trovo che sia davvero molto carino il progetto, spero che piaccia anche a voi. Se vi è piaciuto lasciate un like, sostenete il canale, per chi non è iscritto, iscrivendosi, e lasciate un commento se vi va. Sia riguardo per parlare della copertina, sia riguardo se avete bisogno di un nuovo tutorial, quindi magari andrò a valutare le vostre richieste per poter accontentarvi in qualche modo. Quindi mi trovate anche su Instagram come Crocello Sisili e ho anche una pagina Facebook, appunto Crocello Sisili, e quindi se mi seguiste anche lì mi farebbe tantissimo piacere. Quindi alla prossima!